Ciao ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Davide Pannozzo e oggi parleremo di come avere un approccio bluesy suonando la scala misolinea. A fra poco. Ben ritrovati! Prima di iniziare, mi raccomando, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale e abilitate anche le notifiche per essere aggiornati su tutti i prossimi video e anche le dirette live che faccio qui sul canale YouTube. E se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, andate a dare un'occhiata alla mia Academy Online Guitar Lab, Modern Blues Guitar Academy Online. Vi lascio il link in descrizione. Una domanda frequente che ricevo è proprio relativa ai modi e alla scala misolidia. Spesso infatti mi dite: conosco i modi, so come suonarli sulla tastiera, ma non riesco a tirar fuori il giusto suono quando utilizzo queste scale. Bene, il primo consiglio che mi sento di darvi è di essere sempre consapevoli degli intervalli che stanno alla base di ogni scala. In questa maniera anche la catalogazione delle scale e degli accordi relativi sarà molto più semplice e intuitiva. E inoltre l'approccio che ne risulterà sarà di sicuro più musicale e più nella giusta direzione. Andiamo quindi a vedere gli intervalli che stanno alla base della scala misolidia di Do. Il modo misolidio è il modo che si costruisce sul quinto grado delle scale maggiori, quindi dire Do misolidio equivale a dire Fa maggiore. Quindi sul Do misolidio avremo questi intervalli: tonica, seconda maggiore, terza maggiore, quarta giusta, quinta giusta, sesta maggiore, settima minore e ottava di nuovo. All'ottava superiore gli stessi intervalli, quindi nona o seconda maggiore, terza maggiore, quarta giusta, quinta giusta, sesta maggiore, settima minore e ottava. E poi volendo ancora nona e terza maggiore. Quindi per gli intervalli che abbiamo appena detto, la scala di Do misolidio può essere utilizzata sull'accordo di Do settima o l'accordo di settima di dominante. Quindi per intenderci l'accordo che sta alla base del giro blues. Se vuoi andare ad approfondire che cos'è il giro blues e come accompagnarlo, puoi andare a vedere la lezione qui. Quindi l'accordo principale sarà questo. Una volta capiti gli intervalli e capito il contesto in cui ci stiamo muovendo, dobbiamo sempre ricordare una cosa davvero importante. L'intera sonorità blues si basa sull'alternanza di terza minore e terza maggiore. Quindi uno dei segreti per tirar fuori un suono bluesy da questa scala è proprio non suonare direttamente la terza maggiore, ma andare prima sulla terza minore e poi attraverso un bending o uno slide arrivare fino alla terza maggiore, che è l'intervallo che troviamo nella scala. Ti faccio qualche esempio. Quindi questa è la scala. Invece di andare a prendere subito la terza maggiore, arrivo sulla terza minore e salgo di un semitono attraverso il bending. Invece di... Ok, come vedi dai subito quella sonorità blues sfruttando la regola di prima: terza minore, terza maggiore. L'intera essenza del blues sta lì. Ragionando sugli intervalli e mantenendo bene a mente l'alternanza tra terza minore e terza maggiore, potremmo pensare di aggiungere soltanto altre due note, ovvero l'intervallo di sesta e di nona, per ottenere un mix maggiore e minore, direi perfetto. Ti faccio sentire. Questo è l'intervallo di sesta e questo è l'intervallo di nona all'ottava superiore, sesta e nona. Quindi in realtà, aggiungendo queste note, otterremo quello che avremo miscelando la pentatonica minore e la pentatonica maggiore. Ti suono qualche lick per farti capire la sonorità.
Benissimo, adesso ti faccio una dimostrazione finale mettendo insieme tutti gli elementi che ti ho spiegato nel video di oggi. Bene, per oggi è tutto, grazie ancora per aver visto questo video, se ti fa piacere condividilo pure e se hai qualsiasi domanda scrivimi qui sotto nei commenti e sarò felice di aiutarti. Ci vediamo presto, alla prossima, ciao!